progetto Emmy nasce soprattutto perché c'era l'esigenza di costruire un corpo illuminante che fosse molto semplice, molto minimalista, ma che potesse dare anche delle soddisfazioni tecniche. Quindi qui siamo partiti da un oggetto che può essere applicato a parete e, volendolo fare molto piccolo, volevamo proprio che scomparisse quasi dalla parete. Partendo da questo presupposto abbiamo cercato di sviluppare una forma che fosse il più possibile mimetica con l'architettura. Cioè l'idea è quella di ricordare una modanatura, un elemento del costruito e non un apparecchio di illuminazione. Per cui è un oggetto che vuole essere estremamente silenzioso. Il prodotto è costituito sostanzialmente da due componenti principali, che sono l'estruso e le testate di chiusura. E questi elementi diciamo che si compongono, permettono di chiudere il prodotto. Questa estetica, grazie all'ausilio di un ulteriore elemento, può essere replicata e quindi permettere n combinazioni in linea. Questo è l'estruso che costituisce proprio il corpo principale della lampada. Qui c'è il vano ottico, qui c'è il vano di alimentazione. La cosa interessante è che il corpo è unico, però è disegnato per sembrare fatto di placche differenti. Questo dettaglio si vede quando poi si connettono le testate, per cui c'è questo filo che corre lungo tutto il bordo e divide formalmente l'oggetto in modo che non sia tagliato in maniera netta. Cioè, l'idea è quella di far scomparire la connessione. Si è pensato subito a una sorgente fluorescente, compatta e ovviamente a LED. Il nome Any deriva da... è una contrazione di Anywhere, perché più o meno si può mettere dappertutto la lampada. Si può mettere rivolta verso l'alto e quindi avere una luce verso il soffitto che ritorna, oppure si può orientare verso il basso, il che può essere molto utile nel caso si voglia illuminare uno specchio, un quadro, oppure semplicemente posizionarlo molto in basso e illuminare il pavimento, per cui può essere anche utilizzato come marcapasso. Si può mettere anche sul soffitto, quindi orientata con questo lato sul soffitto che fa luce verso la parete, per cui posta a una certa distanza posso utilizzarla anche per illuminare ad esempio un quadro o una libreria. Posso orientarla in verticale e quindi andare a illuminare un angolo.